Thank you.
Allora, buonasera alle amiche e agli amici che ci seguono in diretta nella pagina Facebook e nel canale YouTube dell'Intrepida per questa terza puntata dell'Intrepida TV dedicata al ciclismo di ieri e di oggi. Come avrete intuito, abbiamo dei problemi di collegamento con il nostro ospite di questa sera, però abbiamo in linea il nostro presidente Fabrizio Graziotti, che vado subito a salutare. Grazie Fabrizio per essere sempre intrepido in ogni momento, in ogni Grazie situazione. Daniele, buonasera a tutti. Beh, sai, siamo in attesa di Milano Argentina, grande campione, e niente, comunque sono qua e eccomi qua. E allora Fabrizio, ricordiamo prima di avere Moreno, ovviamente due cose molto importanti. La prima è un pensiero che ci viene dal cuore e che vogliamo dedicare alla nostra amica Rosanna, che purtroppo ci ha lasciato sabato, una donna intrepida che ha sempre partecipato a tutte le iniziative, che lascia un vuoto grande dentro ognuno di noi e che ovviamente noi vogliamo ricordare con grande cuore. E rivolgere un abbraccio a tutta la famiglia, ovviamente. Sì, Daniele, è stata una settimana un po' travagliata, un po' brutta per noi perché Rosanna era un'intrepida dentro e tutto, perché lei era sempre presente dal primo anno con noi, era una figura portante insieme ad altre ragazze lì alle iscrizioni, sempre con i nostri vestiti da intrepide e quindi per noi è una perdita molto, molto grande perché Rosanna, oltre che era intrepida, era una ragazza di paese veramente, perché lei era presente in tutte le manifestazioni che facevamo e fra Proloco, Intrepida, Compagnia dei Composti, il coro della corale e quindi lei era presente in tutto e quindi ci manca tantissimo e purtroppo è morta prematura e molto giovane e per Andiari, per tutti noi comunque è una scomparsa che ci fa male comunque, ecco, tanto. Assolutamente vero, quindi condoglianze da parte di tutto il mondo dell'Intrepido, ovviamente alla famiglia Rosanna sarà per sempre con noi. Mentre Matteo Carletti, che cura come sempre la regia di questa nostra trasmissione, fa partire alcune immagini dell'Intrepida, io Fabrizio voglio con te ricordare che sono aperte le prescrizioni perché fortunatamente, diciamo così, la situazione sembra che stia migliorando a livello generale, ma anche per il nostro territorio, quindi la speranza di poter effettuare l'Intrepida nel 2021 c'è e c'è questa possibilità delle prescrizioni gratuite. Ricordiamo come funzionano. Praticamente sono già aperte da qualche giorno le prescrizioni gratuite dove chi vuole si può prescrivere immediatamente riempiendo il modulo online gratuitamente e al momento che poi noi decideremo se l'Intrepida poi si farà con un clic di pagamento e vari certificati medici devono essere chiaramente sempre pronti, saranno già iscritti automaticamente. Ma ricordo anche che comunque chi era già iscritto nel 2020 che poi non è stata fatta, sono già iscritti di dovere, quindi qui non devono né pagare né prescriversi, hanno già il numero già assegnato e sono già pronti per l'inizio 2021. Che dire, io spero che con questi vaccini che stanno proseguendo in modo molto veloce, riusciremo forse a ottobre a fare l'Intrepida, ma ancora siamo un po' guardinghi sul tutto, aspettiamo giustamente anche eventuali movimenti più avanti. Stiamo lavorando, come tu sai, meglio di me, per l'edizione Intrepida, però ecco, ancora al momento non possiamo confermare se la faremo oppure no. Siamo ottimisti, siamo pronti, lavoreremo forte in caso fosse negli ultimi mesi, perché vogliamo tornare a riempire quella piazza con le famose 1000 biciclette, 2000 ruote, poterci abbracciare tutti e gustare i succulenti ristori e il nostro pasta party, perché poi l'Intrepida è una festa che si svolge in 3-4 giorni e questo deve essere sempre così. Vogliamo Intrepida torni a essere quella che negli 8-9 anni è sempre stata e vogliamo che sia così. Noi intanto salutiamo anche Domenico Spinelli, Alessio e Stefano Berti che ci seguono sempre. Ripeto, siamo in attesa del collegamento con Moreno Argentin, un grandissimo campione, quindi siamo ben lieti di aspettare ancora qualche minuto con la speranza che il collegamento si possa effettivamente realizzare. Purtroppo sono anche gli imprevisti che possono succedere, però Fabrizio, nel frattempo ci godiamo queste immagini dell'Intrepida.
perché comunque la nostra voglia di intrepida è veramente tanta. Rivedere queste immagini ogni volta fa aumentare dentro di noi proprio la passione per questa ciclostorica, ma anche per tutto proprio il movimento delle ciclostoriche, perché comunque mentre vediamo il nostro amico Pescio steso in terra in questa foto Grande. in Piazza Baldacci, però ecco, cresce veramente la voglia di questa festa, ne abbiamo veramente bisogno. Sì, tantissimo, Daniele, guarda, perché noi siamo sempre nel pezzo, come tu sai, però ci manca veramente l'intrepida, ci manca veramente quei giorni di preparazione, di preparativi per quanto riguarda tutta la manifestazione dei 4 giorni, che tu poi curi anche tante altre cose, e ci manca veramente l'arrivo degli amici che arrivano in piazza, ci mancano gli abbracci, ci mancano le condivisioni anche dei ristori, della pedata in bicicletta, perché poi l'intrepida, come sapete, come sanno tutti, poi sì, è la festa della bicicletta storica di Anghiari, però è anche veramente un modo per vivere 3-4 giorni veramente in allegria, in compagnia e godendosi chiaramente anche ristori, ma comunque sappiamo che sono giorni di sport, cultura, gastronomia, quindi è una manifestazione a 360 gradi, e quindi speriamo che torni a esserlo così, perché abbiamo tanta voglia di veramente di rivedere quella piazza piena di colori, vivere quelle emozioni, quei rumori, quei cigolie dei tubolari nero sprecciato che a noi sono tanto cari. Quindi speriamo che torneremo presto. Siamo ottimisti, ottimisti su tutto, e che dire, noi siamo pronti qua, strimpelliamo per iniziare a lavorare per l'Intrepida. Quindi dai, avanti tutta. Ecco Fabrizio, tra pochi giorni ci sarà anche la mostra mercato dell'artigianato della Valtellina Toscana dal 2 al 6 di giugno e potrebbe essere anche l'occasione per vedere aperto anche il nostro punto Intrepida, quello che apriremo appunto a breve con il merchandising, ma anche proprio come punto di ritrovo lì nella parte di Anghiari. Sì, come sapete ormai da qualche giorno abbiamo deciso di prendere questo locale nel centro storico di Anghiari, che andremo praticamente a ultimare nei prossimi giorni per poterlo rendere magari accessibile già per della mostra di artigianato, perché per noi è un punto di informazioni dove la gente può passare, chiedere, magari avere anche delle informazioni precise riguardo all'evento 2021 o magari anche altre informazioni che riguardano il gruppo sportivo nostro, che come sapete è il gruppo Frances Dynamics Bike, ha oltre 60 tesserati qui in Valtiberina, quindi è un punto anche di ritrovo per tutti quanti noi, e deve essere anche questo un punto fisso che durante l'anno resta aperto anche nei giorni festivi. Vediamo un po' come anche magari riuscire a tenerlo aperto. Ecco, mentre Alessio Stefano Berti ci ricorda uno dei momenti, poi sarà magari una curiosità se avremo la possibilità di effettuare il collegamento con Moreno, di rivolgere questa domanda, perché quel 21 marzo del 92 ovviamente era il più forte alla Sanremo, poi fu beffato da Sean Kelly che lo riprese nell'ultimo tratto dopo che Moreno aveva fatto la differenza in salita nel Poggio. Ricordo anche velocemente ovviamente alcuni dei numeri della carriera di Moreno Argentini, che veramente ha vinto tantissimo nel corso della sua esperienza da professionista, un'esperienza che è durata dall'80 al 94, in cui ha vinto il titolo mondiale a Colorado Springs nel 1986, una corsa emozionante davanti al francese Charlie Mottet. Ha fatto anche due medaglie mondiali oltre a loro, sia nel 1985 che nel 1987, rispettivamente un secondo ed un terzo posto. Quindi, sicuramente una grande carriera anche nei mondiali per questo grande campione, sicuramente uno dei migliori cacciatori di classiche, perché nel suo palmarès figurano veramente anche tante importanti classiche: le 4 Liegi Bastogne Liegi, le 3 Freccia Vallone, ma anche il Giro di Lombardia nel 1987, il Giro delle Fiandre che Moreno riportò in Italia 23 anni dopo, l'ultimo successo di un corridore azzurro che era stato nel 67 di Zandegu. Ma oltre a questo, veramente ha vinto anche 13 tappe al Giro d'Italia, ha vestito la maglia rosa in 12 giorni, 10 in un'edizione e 2 in
in un'altra, è stato un uomo squadra, quindi ha veramente segnato un'epoca con le sue imprese e ha vinto anche due tappe al Tour de France. Quindi un palmarès di tutto rispetto. Gli è sfuggita la Milano-Sanremo, in cui ha fatto comunque due podi, ma credo che quando si parla di Moreno Argentino si parla veramente di uno degli idoli di tutti coloro che amano questo sport, Fabrizio. Ed è stato un onore averlo anche ad Anghiari Certo, nell'edizione mondiale ma del guarda, un 2019. onore enorme avere un campione come l'Argentina. Ricordiamoci anche lui ha vinto la medaglia d'oro, di bronzo e di argento anche se non sbaglio. Dico Sì, bene, tre medaglie mondiali, quindi un palmarès veramente Daniele? Sì, incredibile. negli anni, diciamo, metà anni 80 è stato veramente proprio. Ha popolato tutto, lui praticamente ha vinto tutto, nel 85, 87 ha vinto praticamente tutto. E averlo da Anghiari, un campione come lui, e devo dire anche, guarda, che mi ha colpito anche la sua umiltà, perché è una persona veramente, io l'ho conosciuta durante l'intrepida, lui e anche la moglie, due persone veramente squisite. E quando, una cosa che è rimasta veramente dentro di me, che quando sono partiti la domenica sera, lui che ha ringraziato noi per l'accoglienza e per questa grande intrepida, quindi vuol dire che abbiamo dato un segnale anche a lui, abbiamo fatto vivere dei momenti anche che poi appartenevano alla sua epoca, di questo ciclismo storico che era, diciamo, mai a cavallo quasi con quello moderno, e quindi lui rispecchiava benissimo il campione che poteva far parte dell'intrepida, e devo dire che è una persona veramente speciale per noi. Ecco, io ricordo anche che dopo ci sarà la possibilità di fare ovviamente anche delle domande a Moreno, ripeto, se riusciremo a creare il collegamento, però chi vuole, perché sono già comunque tanti amici collegati, ci possono essere anche delle domande per il nostro presidente, che è preparatissimo su tutto, ovviamente non solo sull'Intrepida, ma anche su tutto il mondo del ciclismo, perché è un grande appassionato. Quindi se qualcuno dei nostri amici collegati ha delle domande sull'Intrepida, non solo per il nostro presidente, le può scrivere nei commenti e poi le riporteremo. Fabrizio, tanto tu sei preparato, no? Non hai problemi di nessun tipo. Mai quanto te, Daniele, mai quanto No. te, mai quanto te. Io sono a confrontatore, sono piccolissimo, comunque sono un appassionato, sono veramente, mi piace il suo sport e quindi diciamo lo conosco abbastanza, dai. Assolutamente. Noi ricordiamo anche l'umiltà, perché tu hai ricordato giustamente anche Moreno Argentino e la sua umiltà ad Anghiari, però abbiamo avuto la fortuna di ospitare tanti campioni e speriamo tanti anche nei prossimi anni e tutti ci hanno ringraziato per quello che comunque l'Intrepida e Anghiari sono riusciti a dare, quindi credo che sia una soddisfazione nella soddisfazione, anche se lo voglio ricordare, i nostri campioni sono tutti 1.000 ciclisti e più che ogni anno Bravo, partecipano bravo, bravo. all'Intrepida. Questo è importante perché noi, questi campioni che vengono, per noi è veramente è tanta roba, perché rivivere anche dei momenti, come poi si racconta anche al teatro venerdì sera con questi campioni qui, è veramente emozionante per chi ama questo sport, ma per chi ama tutto lo sport, perché poi il ciclismo è uno sport popolare, uno sport di tutti. Però devo dire che veramente per noi i veneziani sono i 1.000 che arrivano in bicicletta ad Anghiari e che godono con noi quei giorni veramente di ciclismo storico e si appassionano con noi. Questo per noi è molto importante. Quindi un applauso fatto a tutti quelli che tutti gli anni ci sostengono, che vengono sempre da trovarci ad Anghiari. E quando vanno via la domenica sera, io ho visto la gente, la domenica sera può ripartire veramente quasi per dire. Perché questo giorno finisce? Perché vorrebbero che ancora continuasse la giornata per quanto siamo divertiti e stati bene. Quindi vuol dire che abbiamo fatto bene, vuol dire che quello che diamo, che facciamo è un messaggio molto importante. Mentre Alessio Stefano Berti, a proposito di esperti di ciclismo, stimola anche la mia fantasia, perché ovviamente si riferisce a quella Liegi del 1986, quando Moreno vinse davanti a Van der Poel Senior, insomma, il babbo dell'attuale campione Mathieu. Quindi sicuramente anche quella è una delle imprese più grandi, insieme a quella del 1987, quando conquistò la sua terza Liegi in maglia iridata, insomma un onore che capita a pochi. Ma mi piace anche ricordare che Moreno Argentin vanta un record assoluto, perché nel 1990 è stato l'unico corridore nella storia del ciclismo mondiale a vincere nello stesso anno il Giro delle Fiandre e la Freccia Vallone. Nessuno ci è riuscito tranne Moreno Argentini, quindi questo credo che sia
un grande record, ma è anche importante sottolineare come è riuscito a vincere 10 Basto 10 Giro di Lombardia, ad esempio nel 1987, come lui, soltanto il più grande di tutti, è di Merckx, che aveva fatto questa accoppiata nel 71 e nel 72. Quindi dei grandi successi davvero, ed è stato bello anche vedere un Moreno Argentin nella parte finale della sua carriera trasformarsi, diciamo così, da grande cacciatore di classiche a uomo squadra, perché comunque fu importante nelle corse dei vari capitani, soprattutto nel 93 e nel 94. 94, l'altro. Quindi sicuramente una carriera importante. Lo avevamo visto anche con Daniele Bennati, no? Un grande velocista che poi nel finale della carriera ha saputo reinventarsi come uomo squadra. E questo Fabrizio testimonia che comunque l'umiltà di certi corridori è forse la caratteristica principale, no? Facciamo questa chiacchierata tra me e te, comunque No, che. ma sicuramente quello che dici te è tutto giusto. Effettivamente poi il ciclismo porta questa umiltà comunque, perché c'è capitani gregari, ma poi sono giochi di squadra che cambiano in corsa e sono veramente dei personaggi che riescono in un minuto a calarsi da capitani a uomini di squadra, a gregari e tutto quanto. Quindi credo che il ciclismo sia uno sport che insieme tanto a tante persone. E credo che Moreno Argentini, in 14 anni di professionismo che ha fatto, se non vado errato, dall'80 al Dall'80 al 94 94, fatto sì. 14 anni di professionismo, credo che comunque abbia dato tantissimo. E poi è veramente rimasto un famoso nome indelebile nel ciclismo, perché Argentine, quando si parla di Argentine, andiamo subito a capire ciclismo e grande campione. Prendo, sono quei nomi indelebili che rimangono sempre dentro di noi. Con un grande narratore di ciclismo che era il grande De Zan, ovviamente, che rendeva Adriano De tutto Zan, ancora certo. più bello e memorabile. Ti posso chiedere Anni d'oro. come ti sembra questo Giro d'Italia, Fabrizio? Ti piace? Ascolta, devo essere sincero, sai, per motivi di lavoro purtroppo sono costretto il giorno in settimana a saltare un po' le tappe, mi rimango informato un po' la sera così che devo dire che ho visto domenica la grande tappa che poi si è svolta sull'ultima strada bianca del pezzo bianco e devo dire che Bernal mi ha fatto veramente impressione la strada che ha fatto nell'ultimo chilometro. E un giro che appassiona, sì, tanti campioni e ancora tutto diciamo in ballo. E devo dire comunque che mi appassiona molto bene. Ora siamo vicini alle nostre regioni perché so che oggi c'è la Foligno, poi andranno a Montalcino, poi anche Firenze, quindi siamo diciamo giro intorno, ma sarebbe grande sogno poter riportare giù l'Italia ad Anghiari. Io questa è una cosa che ancora ce l'ho dentro perché come tu sai abbiamo vissuto qualche anno fa ad Anghiari giù l'Italia e vorremmo se riusciamo a portare una tappa, un arrivo di tappa, un passaggio di tappa ad Anghiari, perché Anghiari merita questo qua, perché è un paese molto bello, la Valtellina è molto spettacolare, dei percorsi stupendi, quindi sarebbe bellissimo vedere il Giro Rosa passare da noi. Ecco, mentre sempre il nostro amico Alessio Stefano Berti ha sottolineato quello che un po' che dicevo, il suo ruolo di Argentin in quei due giri, insomma, il 93 con Ugrumov e il 94 soprattutto con Berzin, perché Berzin vinse poi quel Giro d'Italia davanti a Pantani e Andurain, mentre Ugrumov salì sul podio, promettendo davvero in crisi Indurain sulla salita di Europa. C'è anche, guarda che domanda che ti arriva sempre da Alessio. Presidente, ma c'è davvero il Grande fantasma Alessio. Castello? Dove si scena il sabato al Castello dei Sorci? C'è davvero, no, questo fantasma? Qui si esula anche dal ciclismo, ma comunque è un luogo del cuore per noi intrepidi. È vero. E poi Alessio è un grande amico, era presente già dal primo anno all'Intrepida, ad Anghiari, mi ricordo benissimo, ci incontriamo spesso, decimo storiche, è rimasto veramente ed è tuttora un bellissimo rapporto, è una persona che io stimo molto perché lui questo mondo lo conosce forse molto molto più di me lo conosce, quindi ormai adesso è diventato anche ormai una faccia, ormai un volto del ciclismo storico nazionale. Quindi lo E ringrazio ascolta, di Fabio, essere presente sempre con me. però non hai risposto se il fantasma c'è oppure no, questo no. Fantasma? Che devo dire, non si sa il fantasma, dicevo no. Deve Dicevo essere sì, dicevo no, misterioso, non lo no? so. Quindi. Rimaniamo sempre un po' sul no. Che ci vuole questa suspense sempre, dai del fantasma. Però mi piace sottolineare quello che hai detto, perché sinceramente il tuo sogno era quello di creare l'Intrepida insieme al meraviglioso gruppo che tu rappresenti, ovviamente, e che è formato da tantissimi amici soprattutto, era quello di realizzare l'Intrepida e ci siamo, ci siete, ci sei riuscito. Il sogno di portare una tappa del Giro ad Anghiari, veramente un sogno incredibile, però con l'Intrepida come motore magari ci possiamo veramente sperare.
Sai, Daniele, i sogni sono belli, i sogni poi si possono realizzare, l'importante è avere tanta voglia, tanta passione e provarci sempre. Chi lo sa, vediamo un po'. E per me sarebbe bellissimo riportare Anghiari, come dicevo prima, una tappa del Giro d'Italia, magari non arrivo, dico anche, sono troppo ingordo, forse troppo No, iotto, no, non lo no, so. bisogna Ah, sognare, se però, dobbiamo sai, sognare, sogniamo. bisogna sempre mirare alto queste cose qua, perché poi il nostro obiettivo è quello là. L'Incredia, sì, devo dire che sì, è un mio sogno, è un sogno di tanti angharesi, però sappi una cosa, lo dico sempre io, senza quelle persone che abbiamo intorno anche i sogni non si realizzerebbero, perché io ho un gruppo veramente direttivo e di amici del gruppo sportivo che veramente danno tantissimo per questa Intrepida, e vediamo gli ultimi 2 mesi quando siamo all'opera veramente nei tempi più stretti, siamo tutti veramente giorno e notte a lavorare per l'Intrepida. E devo dire che comunque tutti collaborano veramente con amicizia, con passione, e non ti nascondo che ogni anno delle persone anche da sé arrivano, vogliono aiutare, perché vogliono essere presenti con noi, perché vogliono godere con noi, vogliono veramente condividere con noi questo grande sogno che si è realizzato ad Anghiari, e credo che ormai sia non solo per Anghiari, ma per Battipaglia Toscana e per, diciamo, tutta la regione, ormai un appuntamento fisso molto molto bello e da tutti apprezzato. E apprezzate ovviamente il tuo lavoro, perché è arrivato un commento anche del nostro amico Andrea Mallone, tutto grazie al presidente numero uno, e questo credo che sia un No, commento grazie. che riscuote i consensi unanimi, perché tu sei veramente il motore di questa manifestazione. Vabbè, Ti sì, voglio sono il chiedere. motore, è vero, però sai, il motore è fatto di tanti componenti, no? Per andare in moto ci vuole che ci sono tutti i componenti precisi al momento giusto, al punto giusto, e quelli ci sono, e questo è importante, che poi non dimentichiamo anche tutte le persone che durante i giorni dell'Intrepida collaborano veramente con noi, perché noi coinvolgiamo oltre che due province, due regioni e 7 comuni, ma tutte le pro loco, gruppi sportivi, e da Anghiari coinvolgiamo tutte le associazioni sportive usate da Anghiari. Quindi questo vuol dire che l'Intrepida piace, piace a tutti, e siamo stati bravi magari anche a far questo qui, perché è un gioco di squadra che è fondamentale, e il risultato si è visto, perché consideriamo che nel giorno dell'Intrepida c'è oltre 200 persone per il percorso, sparse per poter collaborare, aiutare e dare un sostegno agli amici ciclisti che arrivano da tutta Italia e anche oltre Italia, per poter godersi i 3 tracciati bellissimi di Intrepida, perché abbiamo, come tu sai meglio di me, 3 tracciati bellissimi, il corto, il lungo e l'intrepido, che la gente vuole sfidare con se stesso tutti i percorsi per poter poi tornare in piazza e dire: ce l'ho fatta, quest'anno io c'ero e mi sono divertito tantissimo. Questo è importante. Anche Rebecca ti saluta, ovviamente sta parlando di bella intervista, quindi devo dire che non avevo dubbi, ma stai sostituendo alla grande un campione del No, mondo come Moreno Argentino, quindi c'è. no, no, lascia, no, non mi permettere mai, non No, vorrei era una battuta, no? Tu non hai essere. bisogno di sostituire nessuno, però per dire che comunque stiamo intrattenendo i nostri amici anche senza la presenza. Io sto provando nel frattempo con il Sì, cellulare a sentire se il nostro ma siamo Moreno fa. qua, ci piace parlare sempre di Intrepida, ci piace sempre parlare di ciclismo, quindi chiaro, ci sta mancando questo campione che aspettavamo da giorni che fosse qui con noi. Giustamente capisco, i problemi tecnici ci sono, e comunque noi intanto andiamo avanti, perché parlare sempre di Anghiari, di Intrepida, di ciclismo, per noi, come tu sai, non ci stanchiamo mai, ecco. Ma io voglio stuzzicare un po' anche la curiosità dei nostri amici, chiedendoti: è vero che ancora mancano dei mesi, è vero che ancora c'è la situazione da verificare, ma è possibile aspettarsi qualche novità per l'Intrepida che verrà? Perché sappiamo che, insomma, tutto il gruppo lavora sempre con grande attenzione, che ogni anno c'è voglia di trovare, di ritrovarsi, e quest'anno ce ne sarà ancora di più, speriamo di poterla fare, e magari di studiare qualcosa, no, Fabrizio, coinvolgendo sempre più persone, sempre più anghiare, sempre più ciclismo in questa nuova Intrepida. C'è in Sì, mente sicuramente qualcosa? sì, perché la voglia è tantissima, sta aumentando, perché sai, stando fermi un anno o più, noi che ci piace fare questa cosa qua, la voglia è tantissima. E che dire, novità, sì, novità ci sono. Adesso purtroppo, per motivi, come siamo tutti Covid, non riusciamo a fare delle riunioni in presenza e ci sentiamo magari online con qualcuno, poi ci incontriamo magari qualche volta che... Però i progetti sono grandi. E non svegliamo ancora niente di particolare, però ci sono tante novità per ottobre, quindi speriamo che a giugno, a luglio riusciamo a dare magari anche
la certezza di poterla fare l'Intrepida, quindi a quel punto lì potremo però che svelare anche magari qualche sorpresa, novità che arriveranno nell'ottobre. E comunque collegatevi sempre con noi perché noi siamo sempre imprevedibili e pronti con le sorprese per tutti quanti voi. Ecco, vogliamo approfittare di questa occasione anche per salutare e ringraziare anche gli amici dei ristori, tutti i vari gruppi che collaborano, che partecipano, perché comunque l'Intrepido, l'abbiamo detto più volte, insomma, è una questione di cuore, di famiglia, di paese, di territorio, di ciclismo, coinvolge tante persone. E lo diciamo, insomma, i nostri ristori, non voglio dire che sono i migliori perché non dobbiamo certo essere noi a dirlo, però i nostri ristori veramente sono un qualcosa di speciale e quindi mi fa piacere ringraziare in questa serata anche tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell'Intrepida. È vero Daniele, come dici te, i ristori sono stupendi, ma comunque quello che è il calore della gente dei ristori, perché veramente chi è a ristori in tutti quanti lo vedi dalle facce, lo fanno veramente con il cuore, con passione, quindi quello per noi non lo fanno perché dice siamo qua, dobbiamo farlo, no, lo fanno veramente perché gli piace, perché anche loro vedere passare i corridori, i campioni, quel giorno lì per loro è un giorno di festa per tutti, quindi anche se lavorano dietro le quinte, lavorano poi nei ristori, lavorano, però essendo soddisfatti anche loro vivono come noi Intrepida e quindi riportano emozioni, raccontano un po' quanto con noi e consideriamo che noi tutti gli anni, come tu sai, facciamo una cena di ringraziamento per questi amici che collaborano e sono sempre numerose. Quindi vuol dire che sono tanta la gente che ci aiuta e collabora con noi perché considera fare ristori, personali per gli incroci e quant'altro, ok, per dare sicurezza ai corridori, perché per noi è importante anche molto la sicurezza dei corridori, dei partecipanti, perché è vero che l'Intrepida è una città storica d'epoca dove praticamente le vie sono aperte, dove la gente deve rispettare quello che c'è stata, però non ci piace dare sicurezza a tutti i corridori perché devono correre veramente o gareggiare o pedalare, come si dice noi, veramente in sicurezza. E questo per noi è una cosa, ci teniamo tantissimo e devono divertirsi e tornare in piazza all'arrivo contenti e felici, stanchi perché come sapete i nostri percorsi sono molto duri, però sono affascinanti perché abbiamo un 40% di vie bianche, di sterrato. E dei borghi molto belli perché se pensiamo che passiamo in mezzo a castelli antichi, ponti romani e quant'altro, credo comunque sia un percorso di tracciati impegnativi ma molto molto suggestivi e molto belli. Assolutamente, è vero anche questo. A proposito di strade sterrate, stanno prendendo sempre più ovviamente campo anche nel ciclismo dei professionisti. Abbiamo visto le strade bianche a Siena con la grande impresa di Mathieu Van Der Poel. Ma domani, tra l'altro, oltre a Bernal che nel finale domenica nello sterrato ha dato una accelerata veramente incredibile conquistando tappa e maglia e confermandosi probabilmente grande favorito per la vittoria finale al Giro, anche se il giovane fenomeno Evenepoel, insomma, va tenuto sicuramente d'occhio. Però volevo dire che anche domani, nella tappa che arriva a Montalcino, ci saranno quattro tratti di sterrato, quindi si annuncia un altro grande spettacolo. Sarà una tappa che probabilmente non deciderà, anzi, sicuramente non deciderà il Giro, ma che potrebbe far, tra virgolette, danni se qualcuno dei corridori più attesi tra quelli della classifica dovesse farsi trovare un po' impreparato. Quindi Preparato. starebbe sempre più bene. Tra l'altro, il nostro Moreno Argentin non è collegato in questo momento con noi perché è nella zona nostra, in Toscana, proprio come invitato al Giro d'Italia, perché Moreno, tra l'altro, vinse a Montalcino una tappa chiaramente differente da quella che vedremo domani, ma vinse nel 1987, edizione in cui centrò tre successi a Montalcino con partenza da Camaiore, precedette di pochi secondi sul traguardo Giupponi e Roche. Te lo ricordi Flavio Giupponi? Era uno dei miei idoli quando ero ragazzo. Giupponi, grande Giupponi, mi ricordo sì, Stefan Roche, Giupponi, ecco Giupponi è uno di quei nomi, io mi ricordo che erano lì tipo Massimo Ghirotto, Giancarlo Perini, Buna, Il erano quei Duca di corridori Benidorm. che... Il Duca di Benidorm Perini, che fu fondamentale nella vittoria di Bugna al Giancarlo Mondiale del Perini, grande corridore, a me piaceva tantissimo, mi piace tantissimo come correva lui, Massimo Ghirotto, Potenzana, c'erano quei corridori che sono rimasti ormai dentro di noi veramente quegli anni che guardavamo il ciclismo tutti i giorni. E
Quindi, che devo dire? Che secondo me il ciclismo, se, come dicevate prima, praticamente che andiamo a fare le tappe anche in sterrato, è perché prendo un esempio dallo storico, veramente, dove la gente veramente pedalava in uno sbrecciato e veramente si vedeva veramente la fatica e i sudori dei corridori. Assolutamente vero. Tra l'altro è stato Ghirotto che vinse quella tappa ad Europa quando Jugendamt non Europa, vinse, bravo, Massimo quindi Ghirotto, sì, sì, era un vero, corridore di la ricordo. fatica, di quelli proprio intrepidi che ci piacerebbe magari un giorno invitare, perché non soltanto i campioni che hanno vinto tanto, ma anche quei corridori, i cosiddetti gregari, che hanno fatto vincere tanti, tanti campioni. Ghirotto, Perini sicuramente erano tra questi, anche Podenzana, però insomma sono stati corridori che hanno scatenato anche nell'immaginario collettivo tante, tante emozioni. Dobbiamo dire il Perini del secondo mondiale di Bugno fece un qualcosa di incredibile, di incredibile. Quindi, tra l'altro, se non sbaglio, Perini forse non ha 92. mai vinto nemmeno una gara in carriera. Quindi è un Ma credo corridore di che no. Però quel corridore non è sempre presente, ero lì sempre nel pezzo, non sempre là, e sulle facce, non sempre in prima fila comunque, mi ricordo. È vero. assolutamente vero. Quindi domani, ecco, sarà una tappa da non perdere con questo sterrato, perché comunque dà fascino, l'abbiamo visto in quel finale domenica, anche proprio nella tappa vinta da Bernal. Quello è un Campo momento in felice, cui bellissimo, veramente. il ciclismo ritrova Sì, un po' della tappa sua epica. storia, Fabrizio, no? Ritrova la sua storia, come succedeva per dire negli scorsi anni, soprattutto la Parigi-Roubaix. Mentre negli ultimi anni, appunto, anche grazie alle strade bianche, abbiamo vissuto queste emozioni. Mentre vedo anche Stefano, mi piace parlare di ciclismo perché veramente la nostra passione da Agrigento partì senza parlare con Chiappucci, il Ghiro, che penso che si riferisca a Ghirotto, al Mondiale del 94, Stefano, quindi quello che Chiappucci perse contro le Blanche, se non sbaglio, è il tuo riferimento. E comunque abbiamo visto veramente tanti, tanti corridori forti. Ma il tuo idolo assoluto, chi è stato, Fabrizio? Lo possiamo svelare questa sera? Il mio? Il tuo idolo? Ascolti, il mio idolo Non ti vuoi come sbilanciare, ricordo non ti vuoi è, sbilanciare. io devo dire Non ti Pantani, vuoi sbilanciare. perché veramente Pantani per me è stato e sarà sempre veramente quella persona che ha veramente riportato tutti davanti alla televisione a vedere il ciclismo, perché scatti del pirata veramente lasciano senza fiato e emoziona tutto a guardarlo, a parlarne di Pantani, perché veramente è stato quel corridore che si lascia senza fiato e mi ricordo gli anni d'oro di Pantani, giorno alle 2, alle 3, alle 4, prima di arrivare alla tappa, tutti i bar, tutte le televisioni accese, tutti guardavano Pantani. E questo va detto, perché sai, sono quei personaggi che poi rimangono unici, no? Perché se tu pensi che lo sport, io parto... Dico, siamo dei paragoni, no? Tomba nello sci, è quello che ha riportato veramente tutti davanti a vedere lo sci, anche magari sci non ci capiva niente, la Compagnoni. Quindi sono quei personaggi che rimangono veramente indelebili nel ciclismo. Però devo dire anche che io ero un appassionato anche di Maurizio Fondi, stesso devo dire. Fondest, poi insomma si è dimostrato oltre che un campione anche un grande amico, una grande persona, quindi poi ci ha È emozionato, vero, mentre sì. Ciao salutiamo anche Vittorio Landucci che ci ha fatto i complimenti per queste dirette, eccolo Vittorio, Vittorio. ti salutiamo, un altro grande appassionato di ciclismo, Grande amico, presente l'anno scorso, 2 anni fa, con noi all'Intrepido, con la sua grande mostra mostra molto di bella. molto bella su, fatta su nel passo del comune. Quindi ringrazio perché veramente lui è un vero appassionato, intenditore e un vero amico. Grazie, Vittorio, veramente di cuore. Che tra l'altro è una collezione veramente incredibile anche, no? Veramente. Di cimeli di Sì, sì, ciclismo. sì, sì. Comunque devo condividere, anch'io voglio fare, tra virgolette, no? Dire la mia opinione, perché comunque quello che ha regalato Marco Pantani, specialmente per quelli della mia generazione, rimane ineguagliabile, probabilmente sarà ineguagliabile, perché ricordo la tappa del 1994, quella che lo lanciò, insomma, sul Mortirolo. Rimane un'emozione grande sicuramente, perché non solo vinceva, poi i nostri amici possono commentare, ovviamente, dirci anche le loro impressioni. Non solo vinceva, ma dava spettacolo. Era uno di quei corridori che ti faceva veramente stare attaccato al televisore, a Sempre. tifarlo, a immedesimarti anche in lui, no? Perché. Sì, è vero, Pantani questo era quello che è riuscito veramente a riportare il ciclismo
a tutti, tutti veramente, dai bambini ai adulti, ai grandi, ha riportato veramente la gente attaccata alla televisione a vedere le tappe del Giro d'Italia, il Tour de France e tutte le corse che lui faceva. Quindi è stato un personaggio quando lì veramente particolare, e come sappiamo tutti, purtroppo ci ha lasciato molto presto. Conosciamo tutta la sua storia e quindi, che dire, speriamo che torni un altro mito del ciclismo italiano. Comunque abbiamo tanti campioni, abbiamo, perché diciamo che in Italia comunque vantiamo di tanti campioni che anche quest'anno in città sono presenti, perché se parliamo di Moscon, io credo che sia un grandissimo corridore, ma Nibali che ancora dice la sua comunque quando pedala, quindi speriamo che questo giro si faccia vedere ancora più forte. E soprattutto abbiamo ritrovato un grande cronoman che forse mancava dai tempi di Moser, insomma, che tra l'altro è un altro Ganna, grandissimo campione, un Filippo altro Ganna. grande amico dell'Intrepida. È un Però, grande cognome comunque Ganna, quindi viene eh sì, il primo dal vincitore del ciclismo, Giro d'Italia, primo del Giro quindi. d'Italia, quindi grande, noi porto sulle spalle un grande cognome, comunque è impressionante vederlo pedalare perché poi ha una stazza enorme, un bellissimo corridore. E vederlo anche la prima tappa del Giro d'Italia quando ha fatto che ha vinto poi la prima tappa è stato veramente impressionante, che era l'unico corridore che riusciva anche in curva a pedalare, e non è facile questo qui, eh. Assolutamente, assolutamente vera, una potenza incredibile, ma anche una classe, uno stile che veramente ci fanno ben sperare per il futuro, ma anche per il presente. Purtroppo ci manca al momento un uomo da corsa a tappe, perché Nibali comunque probabilmente è stato un grande, ha vinto in anni differenti, ma il Giro, il Tour e la Vuelta, però forse gli anni migliori della sua carriera li ha ovviamente passati. Io mi affido e spero un po' anche in Ciccone, Giulio Ciccone che sta facendo bene in questo Giro d'Italia, quindi è un ottimo scalatore e speriamo che possa rendersi protagonista. Quindi abbiamo bisogno di questo, perché concordo con te su Moscon, è chiaro che un argentino ci manca Ci uno manca con le caratteristiche dell'argentino. ci manca veramente, ci manca un Bugno, ci manca tanti corridori, ci manca veramente, ci manca, diciamo, non per essere campanilisti, ma ci manca anche un Chioccioli, ci manca. Sì, Che pensiamo che il grande Franco Chioccioli, assolutamente. il coppino che ha vinto Giro d'Italia sempre in maglia rosa quasi, quindi fu un anno bellissimo quello lì, quindi ci manca anche dire che quello lì ci manca sinceramente. E poi, insomma, anche lui è stato nostro ospite ad Aspettando Giusto. l'Intrepida, è un'altra grande serata. Ovviamente ci manca anche un Chiappucci, perché uno con il coraggio, con la volontà, con la capacità di andare in salita come il diavolo che incendiava sempre le corse, sicuramente faceva bene alla L'eterno squadra. secondo, diceva, no? L'eterno secondo, lui sempre secondo era, no? Però è stato un grandissimo corridore, perché veramente la maglia Puan, beh, era la sua, sempre incollata con lui, quindi è stato un grande. E devo dire, guarda, che Chiappucci mi ha sorpreso come persona tantissimo quando è venuto ad Anghiari, perché ha vissuto veramente 3 giorni con noi, proprio in semplicità, veramente. Lui si è comportato da grande persona, con umiltà enorme, che poi ricordiamoci che è un grande campione, però lui veramente ha fatto festa a tutti. Lui ti incontrava, ha fatto compagnia, e mi ricordo benissimo che la sera dopo l'Intrepida, guarda questa scena bellissima, la devo dire perché è bellissima, era lì in piazza al bar a giocare a carte con 3 amici di Salsepolcro, che erano anche un po', diciamo, un po' artigiani della giornata che avevano trascorso da Anghiari, e vedere Chiappucci giocare a carte con loro in un tavolo lì in piazza è stato bellissimo, è stupendo, perché veramente vuol dire che lui si è proprio goduto con noi questi giorni veramente di ciclismo, ma anche di puro divertimento. E ha ragione Ci Andrea manca. Malloni a scrivere Chiappucci intrepido nell'animo, perché questo veramente, veramente lo è. È stato un intrepido a tutti gli effetti, lo era in corsa, perché io ricordo delle vittorie tipo quella del Sestriere al Tour con una fuga infinita, una delle più grandi imprese probabilmente nella storia del ciclismo moderno, ma anche quella Sanremo che comunque vinse nel 91, se non erro, anche lì con una fuga da lontano. Quindi non vinceva tantissimo, ma era sempre lì che dava battaglia e soprattutto anche lui dava spettacolo. Era Non veramente mollava un. mai, era sempre sul pezzo, sempre pronto lì, sempre lì. E Chiappucci, vuol dire che è un grande personaggio, un grande scalatore, perché veramente lui è un grande scalatore. E comunque mi piace anche mostrare questo messaggio sempre di Alessio Stefano Berti. Ho avuto l'onore di intervistare il Diavolo in questo numero di Biciclette d'Epoca, ora in edicola. Ovviamente
facciamo in questo caso anche una piccola pubblicità che ci fa piacere fare comunque a questa rivista che dà comunque spazio a tutto il ciclismo d'epoca, e quindi grazie perché è importante che se ne parli sempre, sempre di più. E lo abbiamo detto insomma anche di Chiappucci, che sarà tra l'altro nostro ospite, possiamo anticiparlo, in una delle prossime puntate del ciclismo di ieri e di oggi. Io, se tu Fabrizio sei d'accordo, ancora aspetterei qualche minuto, poi continuiamo questa chiacchierata. Abbiamo fiducia magari di fare anche soltanto un saluto a Moreno Argentin, perché credo che i suoi impegni istituzionali con il Giro d'Italia stiano andando un po' per le lunghe, però diciamo che intanto continuiamo di te. Facciamo vedere anche un commento che ci arriva da un amico su YouTube. Avrei voluto chiedere ad Argentin: secondo voi chi tra i corridori di oggi è il suo erede per modo di correre e per caratteristiche? Questa è sicuramente una bella domanda. Una bella domanda che magari Moreno avrebbe saputo rispondere. Secondo me, se posso dire, non c'è proprio un Argentin vero e proprio. Quello che me lo ricorda più da vicino, ma ha caratteristiche diverse, è Alaphilippe. Se devo dire un nome secco, direi Alaphilippe, perché comunque, come Moreno, tiene grande corridore, tra l'altro campione del mondo, quindi anche questo che lo accomuna con Argentin, tra l'altro vincitore anche alla Freccia, quindi è veramente un corridore formidabile. Secondo me, come lui, tiene nelle salite non troppo lunghe, anche se impegnative, poi allo sprint veloce, quindi tra i tanti forse è quello che ci rivedo di più, se posso. Potrebbe essere. Beh, invece italiano, chi potrebbe essere un Argentin ora italiano? Ma secondo me ora non abbiamo un Argentin italiano. L'ultimo che secondo me ha, diciamo così, vinto le classiche all'Argentin era Paolo Bettini, perché Paolo Bettini è stato un grande corridore che anche lui sapeva tenere nelle salite dure e che comunque vinceva le volate ristrette, quindi è stato un corridore con quelle caratteristiche lì. Al momento sinceramente non credo ce ne siano come Argentine. Poi abbiamo buoni corridori, perché comunque i Trentin, che ha fatto un podio mondiale, i Bettiol, che ha vinto Pinizzolo, assolutamente, Bettiol che ha vinto il Giro delle Fiandre, sicuramente un ottimo corridore. E vedo che Alessio Stefano Berti dice: io vedrei un Valverde. Assolutamente, Valverde insieme ad Afilippo secondo me è quello che si avvicina di più. Però Valverde, un Diagulissi che ne pensi? La caratteristica ce la poteva avere, però ha vinto meno e forse meno, no, certo, molto meno. Però sai, Diagulissi un po' lo sì, vedrei sì, bene. Diagulissi mi piace, sai, Diagulissi mi piace. Ti è sempre piaciuto, ma devo dire che poi anche lui lo spunto veloce, soprattutto sugli arrivi che tirano un po' a salire, ce l'ha, quindi non è assolutamente un paragone di fuori. E così come non è assolutamente, anzi, è giustissimo quello con Valverde, che tra l'altro però ha vinto anche, diciamo così, corse a tappe, quindi questo un pochino aveva caratteristiche. Valverde ha caratteristiche più complete, diciamo così. E tra l'altro Moreno Argentina ha fatto comunque anche un podio al Giro d'Italia, ricordiamolo, nel 1984, alle spalle di Francesco Moser e anche di Fignon, se non erro, arrivò secondo. Mentre Alessio Stefano Berti non è d'accordo né con me né con te, perché dice: Maulissi non vince fuori dall'Italia. Effettivamente, Ha ragione, è vero, vero, sì. è un po' un ma giù io dal dicevo, parlavo limone. come caratteristiche, poi poteva Sì, esatto. dare un po', certo, non paragonabile a Argentina, però ecco, però Iagulissi è un bel corridore che mi piace tantissimo. Anche a me, sinceramente. Comunque, ecco, è importante sottolineare che l'Argentina abbia vinto la maglia rosa, ha vinto le tappe al Giro d'Italia, ha fatto anche un podio in quell'edizione dell'84, vinta da Moser, insomma, quindi comunque un corridore completo anche sotto questo punto di Ah, vista. Tour de France ha vinto due o tre tappe, Due no? tappe, due tappe Due nel tappe al 90 Tour de Nantes, France. nel 91 ad Alè, sempre con due fughe da lontano, perché comunque anche Moreno era un corridore che vinceva volate ristrette, ma che sapeva anche andare in fuga e scegliere il momento giusto. Così come ad esempio fece nel Giro d'Italia, che partì dall'Isola d'Elba, la prima semitappa, la seconda la vinse Fondrest, la mattina vinse Argentin in una fuga da lontano, e nonostante gli 80 km, però insomma mise tutti in fila e resistette al ritorno del gruppo. Quindi aveva anche grande, grande fondo questo corridore. Lo accennava prima Alessio Stefano Berti, forse
e ci sarebbe piaciuto chiederlo all'Argentina, ma sicuramente avremo modo, magari in una prossima serata, di poterlo fare. Gli è mancato il successo alla Milano-Sanremo, un successo che ha sfiorato in due circostanze, soprattutto nel 1992, quando era il grande favorito della vigilia. Andò in fuga sul poggio, staccando tutti, svalicò con alcuni secondi di vantaggio, sembrava fosse una vittoria annunciata da favorite, quindi complicata. Saluto anche Ettore, lo vedo. Ettore, ciao, ciao, grande Futuro intrepido comunque sarà Ettore. lui, Futuro futuro intrepido. presente e futuro dell'Intrepida, ecco, assolutamente. Presente futuro intrepido. Però ecco, diciamo che per completare il discorso, Moreno Argentin forse affrontò in maniera un po' troppo tranquilla, tra virgolette, la discesa del poggio, e Sean Kelly, che era invece un vecchio marpione, tra virgolette, che non mollava mai, lo raggiunse a 1 chilometro dal traguardo, lasciò Argentin davanti, gli prese la scia e poi lo batté in volata. Quindi quella resta probabilmente, credo, la beffa Eh sì. più grande della sua comunque straordinaria carriera. Vedi, Andrea, Ma ma la allora sua ci corsa sono. comunque dai 10 verso 10, dalla sua corsa Sì, precisa, dai, ne ha sì. 24, quindi Vinta 4 volte, sempre ormai per andando lui via. quella era di casa, dai. Sì, assolutamente. Tra l'altro mi sarebbe anche piaciuto domandargli, voglio prima leggere il commento di Andrea Mallone, che dice che inviteremo all'Intrepida 2050 dei corridori di oggi, Sagan. Sarebbe bello, ovviamente, noi nel 2050 saremo ancora qua, perché a fare la nostra Intrepida Speriamo, magari speriamo. con 3.000 partenti, però Fabrizio, nel 2050 supereremo i 1.000 partenti, 3.000, ce li concediamo nel 2050. Mamma mia, ma ascolta, la piazza va, o si ingrandisce la piazza, o se no si fa la partenza da Via di Ronda, andiamo fino da Poggiolino, poi arriviamo fino alla Portaccia e veniamo qua e partiamo tutti insieme. Che andare, sai, i vicoli sono tanti, quindi i corridori ce ne stanno tantissimi, dai. E Ma qui posto ne abbiamo volendo. arrivano Però tante ricordiamoci richieste. anche, noi vogliamo qualità, qualità, qualità. Qualità, qualità, Vogliamo che i assolutamente. nostri intrepidi, quando vanno via, devono essere contenti, non devono essere un numero, ma devono essere veramente degli amici che arrivano e se ne vanno soddisfatti. Allora, io arrivo nei commenti e questo mi fa piacere. Daniele Pierini ci scrive: Cipollini ne sbagliava poche di volate, portiamola all'Intrepida. Come Cipollini ha sempre detto, viva la fuga. Vabbè. Vabbè, Però viva la fuga, insomma, vabbè, quella si può stare comunque, vabbè, dai, Cipollini è sì, stato il più vabbè. grande velocista di tutti i tempi, questo Vabbè, lo possiamo questo dire, possiamo perché dire, confermare tranquillamente, senza problemi. Quello ne è ha cambiato assolutamente anche il sì, modo di è correre le quello volate, che ha ha vinto lui. Piano vinto anche un mondiale, ha vinto la Sanremo, ha vinto due Sanremo. grandi, le 42 tappe al Insomma, Giro, ha vinto al Tour, grande, quindi grande corridore comunque, ci senza proveremo, ci dubbio. proveremo. E a proposito di Sì, sì, campanilismo, sì. Fabrizio, Daniele Vetrichini ci scrive: anche Rinaldo Nocentini è stato emozionante con la maglia gialla. Assolutamente. I 9 giorni in maglia gialla di Rinaldo Nocentini al Tour ci hanno riempito di gioia. Rinaldo è stato nostro amico 2 volte Nostro ospite, dell'Intrepida e sarà certo. ovviamente coinvolto anche nella prossima edizione. Sì. Nocentini per noi, a parte il corridore di Arezzo, il corridore della nostra terra, quindi poi l'abbiamo già invitato, già venuto e devo dire che è una grande persona e quindi, come no, dovrà essere nostro ospite prossimamente. Da Guarda Bennati. se ti piace questo paragone che fa Alessio Stefano Berti. Comunque Argentin è stato il più forte, è stato sì forte, ma secondo me il corridore più intelligente, il Giancarlo Antognoni del ciclismo. Veramente bello questo Bella, ragazzo, bella, bravo, bravo Alessio. mi Il Giancarlo piace Antognoni, questo mi piace, bravo, veramente. molto. Ora il prossimo commento testimonia la sportività, possiamo dire, di Alessio Stefano Berti, che dice: sono juventino. E quindi apprezzare Giancarlo Antognoni, simbolo della Fiorentina, ovviamente, oltre che del calcio italiano, è un'ulteriore dimostrazione, appunto, di quello che spesso diciamo, che i ciclisti sono sportivi, riconoscono i meriti Bravo, degli giusto, avversari ottimo e sanno messaggio, veramente. riconoscere anche le qualità come quella, appunto, di Antognoni. E Rinaldo Nocentini lo abbiamo detto, abbiamo sottolineato anche che proveremo a portare anche Cipollini. Proveremo, noi cercheremo di portare via via tanti campioni. Avevamo tanti progetti che porteremo avanti quando potremo. Fabrizio, non Quando potremo, disdegniamo ora. abbiamo in serbo dei nomi stretti da poter. Vediamo, ancora non diciamo niente, ma Vediamo, ci sono, vediamo. ci sono, ci sono, Intanto, sia dato che maschili siamo che femminili anche. assolutamente, perché noi non facciamo distinzioni, il ciclismo regala emozioni a tutti i livelli. Tatiana Certo. Guderzo, Fabiana Luperini ce l'hanno Vieni. dimostrato con la loro presenza, con i loro racconti, due grandi campionesse che sono state amiche dell'Intrepida, lo sono tuttora, e tra l'altro Tatiana è stata nostro ospite con Daniele Bennati pochi giorni fa, quindi
Sì. Sagan ci proveremo, ma magari Sagan continuerà a correre fino al 2050 perché a me sembra che sia sempre forte. L'unico corridore in attività ad aver vinto tappe al Giro, al Tour, alla Vuelta. Ieri ha fatto Giusto. una grande volata a Foligno, dimostrando ancora una volta di essere un grande campione. D'altronde, tre mondiali di fila non si vincono così per caso. No, Quindi. no, 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 assolutamente no, grande campione, grandissimo campione. Assolutamente, Sì. io credo che a questo punto il nostro Moreno Argentin abbia avuto degli impegni che non ha potuto cancellare. Io ho provato a ricontattarlo, ma mi dispiace per i nostri amici che si sono collegati con la speranza di, diciamo così, di assistere ad una serata in compagnia del campionissimo Moreno Argentin. Non è ovviamente dipeso dalla nostra volontà e può succedere. Noi riproveremo ad organizzare una serata con Moreno, che ovviamente ha avuto impegni istituzionali improrogabili, che altrimenti è sempre stato disponibile con noi, quindi Sempre, sì. sarà nostro ospite la Sicuramente. prossima volta. Però È credo solo che non rimandata. è solo È solo rimandato. rimandata. È solo Perfetto, rimandato. dai. Noi siamo intrepidi, figurati se ci facciamo, no, demoralizzare. No, tranquillo, tranquillo. Però io Argentina penso ormai che dei questi. nostri, quindi dei nostri sarà sempre. Vai tranquillo. Assolutamente. No, ma tra l'altro è stato molto disponibile e purtroppo ha avuto questo problema, ma comunque è dei nostri e sarà dei nostri. Mentre l'altro Moreno si è definito. L'altro Moreno lo conosci? Moreno Marini. Saluta tutti Ma gli chi è? Non lo ospiti. con chi è? Me lo presenti? Non lo conosco. È un grandissimo Moreno Marini, un È un grandissimo grandissimo intrepido. Moreno, grandissimo. È Grande, uno grande, grande, intrepido dei tanti intrepidi che veramente danno l'anima per amico. questa Poi fa manifestazione. parte del direttivo Moreno, come Andrea, come tutti, quindi ecco, è un personaggio importante per tutti noi, Moreno. Qualcuno lo definisce ciò cacciatore, perché ricordiamo le sue gesta in bicicletta con la doppietta anche all'intrepido. Storiche, le prime eroiche fatte quando ancora eroica si andava a bicicletta 200-300 persone, mi ricordo 2004-2005, quindi già lui e il nostro amico Pescio, Marco e Magigia per primi hanno sfondato le porte dell'eroica dalla Valtiberina, dopodiché trascinandoci in questa avventura anche a noi e poi farci innamorare di queste bici storiche e poi fino a portarci a grande storia dell'intrepida, ecco. Ringrazio anche a loro con questo. Assolutamente, è merito di tutti, siete un grande gruppo e Sì. un grande gruppo e complimenti a tutti quelli che amano la ciclostorica che ci fanno così tanto divertire. Allora, non abbiamo avuto Moreno Argentina, abbiamo comunque avuto il nostro grande presidente Fabrizio Graziotti, è un piacere Non è come uguale, non è la sempre. stessa cosa. Vabbè, ognuno ha il suo ruolo, però insomma noi Certo, siamo stati giusto, giusto. contenti di avere te perché sei il nostro grande presidente. Tra l'altro abbiamo avuto anche modo di parlare di ciclismo, quindi che è Come la no, nostra molto volentieri. passione. Guarda che bel gruppo di intrepidi, Bello, questi guarda che belle giganti. foto, guarda qua, guarda, guarda questa piazza. Guarda, non vedo l'ora che torni a essere così, guarda, veramente. Mi commuove perché veramente abbiamo visto dei momenti veramente spettacolari e vogliamo che ne siano degli altri per anni e anni e anni ancora. Sempre più. Assolutamente, torneremo a festeggiare in piazza Baldaccio. Chiedo ai nostri amici, vi siete divertiti comunque con me, Fabrizio, in questa chiacchierata? Credo di sì, perché ci avete comunque seguito e noi credo che possiamo, Fabrizio, ricordare in ultima battuta che sono aperte le prescrizioni, quindi a te il compito di ricordare questo aspetto importante. Sì, allora vi ricordo che sono aperte già da qualche giorno le prescrizioni gratuite, quindi potete collegarvi sul nostro sito e potete comprare il modulo online tranquillamente completando tutta l'iscrizione. La prescrizione è gratuita e poi noi al momento che poi confermeremo l'edizione, a quel punto là con il click del pagamento siete già iscritti matematicamente. Che devo dire io? Quello che dico sempre io aspetto sempre la piazza con le mini biciclette e 2000 ruote. Questa ormai è la mia frase, dico sempre, e porta sempre fortuna. Questo voglio io. Quindi, se tutto va, ci vediamo ad ottobre, 17 ottobre, Intrepida 2021. Non E dovete mancare assolutamente, perché sarà un anno spettacolare, ricco di ovviamente sorprese. qualche giorno prima, mi raccomando, non mancate perché le nostre iniziative, se tutto andrà per il verso giusto, Bravo, cominceranno già il giusto, giovedì. giusto. Quindi mi raccomando, Sì. tante, tante cose che riguardano Anghiari, che riguardano Intrepida, che riguardano il ciclismo. E allora, ricordo che sei collegato in questi ultimi minuti. Purtroppo il collegamento, la diretta con Moreno Argentin è saltata per problemi tecnici, diciamo così, e impegni personali.
Ma avremo modo nei prossimi giorni, ve lo promettiamo, di organizzare ancora una volta una puntata con Argentin in cui avremo modo di farci togliere tutte le curiosità per quello che riguarda la sua carriera e anche alcune curiosità sul ciclismo di oggi. Quindi restate collegati nei prossimi giorni, noi intrepidi non ci arrendiamo e rifaremo una serata dedicata a Moreno Argentin. Intanto grazie di cuore Fabrizio Graziotti per essere stato anche Grazie a questa tutti sera. gli ascoltatori, tutti i presenti, tutti chi ci ha seguito, ma un grazie grande ho fatto a te Daniele, che sei veramente, No, veramente una persona, sei spettacolare, sei il numero uno, veramente, no. intendo il ciclismo, sei una persona che per noi è molto importante e ti ringrazio di tutto, veramente di cuore, da Mi fai parte emozionare così. Io quando si parla di di tutti. ciclismo No, sono in sai, trepida. no, è così, sei una grande persona, quindi grazie a te di tutto. Grazie a te Fabrizio e grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa in questa puntata un po' particolare del ciclismo di ieri e di oggi, però ci siamo veramente sbizzarriti e divertiti con il nostro presidente. L'appuntamento è settimana prossima oppure anche prima. Restate collegati con Moreno Argentin e tanti altri argomenti importanti per quello che riguarda il nostro il ciclismo di ieri e di oggi con l'Intrepida TV. Grazie a tutti per averci seguito e viva l'Intrepida, viva il ciclismo. Buonanotte a tutti e a presto a ottobre, ci vediamo. Ciao.